Bellissima, bellissima. Di che parliamo? Vogliamo cominciare a parlare di Suso, Cecchi d'Amico, di Luchino Visconti, di Anna Magnani, di un insieme di gente che faceva il cinema e che si ritrovava sempre al seguito di persone che ai giovani della mia generazione hanno dato molto. Noi siamo riusciti a ricevere da loro, ma erano loro che ce lo comunicavano. La speranza, la passione, l'amore per il lavoro che si faceva, la gioia di stare insieme, la gioia di scoprire anche attraverso questi grandi maestri che noi abbiamo avuto. Mi ricordo di Giavattini che ronzolava intorno a Visconti. Visconti poi era molto attento a quello, alle energie che circolavano sulla sinistra. Giavattini era poi, a parte sinistra o destra, Giavattini era un uomo incantevole, pazzo, simpatico. E aveva questa ideuzza, che è un'idea talmente fella che gli americani qualche anno fa volevano rifarla, me l'avevano anche offerta a me, con Feidan aveva detto. Bellissima, è nata da una idea di Zavattini, era prodotto dalla Universalia, da Salvo D'Angelo, che era quello che aveva rilevato la terra trema e consentito il completamento della terra trema. D'Angelo entrò nel cinema come fosse già stato un produttore importantissimo, famoso, e si comportava da tale, vestiva sempre in bianco anche l'inverno, di lano, girava in grandi macchine e pensò di chiedere a Visconti di fargli un film, in quanto che era la cosa più snob che si poteva annunciare in quel momento. Io ho lavorato già con Visconti, mi aveva chiesto di fargli delle traduzioni, cose teatrali, e mi chiese di sceneggiare questo film da un soggetto di Zavattini, che io accettai subito, a parte perché mi interessava molto di lavorare con Visconti, ma la cosa decisiva è che era un soggetto molto adatto per me, una storia di questa madre che adora la figliola e che pensa che la figliola sia straordinaria, una bambina di 6 anni. È un problema che si pone ad ogni audition per trovare un bambino o una bambina, e quindi è un tema popolarissimo. Attenzione papà, mamma e parenti, la Stella Film bandisce un grande concorso. Cerca una bambina dai 6 agli 8 anni, una graziosa bambina italiana. Prima che cominciasse le riprese di questo film, che io sceneggiai sola in pratica con Visconti, finché fece subentrare Franco Rosi, che avrebbe fatto d'aiuto. Mi è arrivata la fortuna che, quando Visconti ha deciso di fare Bellissima, Suso, Cecchi d'Amico e Visconti mi hanno dato anche la possibilità di partecipare alla sceneggiatura. Partecipare ad una sceneggiatura con Suso Cecchi d'Amico, questa grande donna del cinema mondiale. Insomma, voglio dire, io mi ricordo quando sono venuto a Roma, avevo lasciato Napoli e facevo di tutto, partecipavo a cose alla radio,
alla radio, al doppiaggio, facevo delle piccole cose come comparsa, generico, eccetera. E mi ricordo una volta alla Scalera Film che vidi arrivare questo gruppetto la sera, che venivano a vedere un film che avevano fatto, ed erano Zavattini, Sergio Amidei e Suso Cecchi d'Amico. Ma per me era come... era un'apparizione... un'apparizione sognata. Visconti ha dato delle possibilità ai giovani, a molti giovani, anche a gente che non aveva mai fatto questo mestiere, perché se pensiamo alla Terra Trema, lì di gente che aveva fatto il cinema c'erano solamente qualche macchinista e qualche elettricista, ma tutto il resto non avevamo mai fatto niente nel cinema, né io né Zeffirelli aveva fatto l'attore. Lo incontro nel 1946 con un giovane attore, faccio due o tre particine nella sua compagnia, poi mi misi, perché capii che quella non era la mia strada e che lui aveva bisogno di qualcuno invece, perché lui era uno scenografo frustrato, aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse manualmente. Io, figurati, venivo fresco dall'Accademia e li mettevo giù. I due Franchi, che poi lavoravano parecchio ancora con Visconti, furono ancora una volta da parte di Visconti una scelta straordinaria, perché sono tutti e due stati bravissimi, formidabili, essendo diversissimi di carattere, di scelte. In Franco Rosi c'era delle qualità che a Luchino servivano enormemente. Era, io potevo fare svolazzi all'interno, seguirlo nei suoi percorsi di fantasia, ma Franco Rosi era la mamma che stava a casa a lavorare le padelle, quindi siamo trovati benissimo. Eravamo proprio perfetti insieme, io una cosa e lui un'altra, io fiorentino e lui napoletano. Gli aiuti registi, allora, io e Franco, Visconti voleva che questo film nascesse proprio veramente da quella che era la vita di questi quartieri romani intorno a questa storia, che era la storia di una madre, moglie di un operaio, una signora che abitava in un quartiere popolare, che faceva, che si aiutava facendo le iniezioni nel quartiere. E allora è ovvio che tutto questo dovesse nascere proprio da un'osservazione quotidiana della verità di quella vita. Mi dava un po' pensiero la lavorazione bellissima, in quanto Visconti non solo non era romano, ma non conosceva il popolano Milano, di Roma, voglio dire, la gente modesta, e pensai che era pericoloso. Invece devo dire, con mia grande ammirazione e sorpresa, non sbagliò nessuno, perché la scelta dei personaggi secondari, a cominciare dal quartiere di periferia, dove questo mito che si faceva il cinema era già un motivo di grande interesse. Allora, avete capito, con questo biglietto... No, ci sono io, per favore. Cosa? Ci sono prima io. Calma, signore, calma. Lei deve piantare, fa la prepotente. C'è, ma chi fa la prepotente? Io di stare calmo. No, signor, basta. C'è almeno prima il mio del biglietto. Arriva lei, già. C'è prima il mio. Dove va andando? Alla stanza presto. E che? Va mozzicata la tarantola. Sì, ha mozzicato la tarantola. Sempre ingiustizia a questo mondo. Ovviamente Visconti era tempo che voleva fare un film con la Magnani. Era amico della Magnani. Era la Magnani che io avevo conosciuto, che ci avevo recitato insieme in cinema. Nel 47, quando tiravo la caretta
ero venuto qui a Firenze, dovevo fare delle piccole parti con Visconti, però c'erano quattro spettacoli in cui avevo una particina in uno, poi c'era una, e si faceva la fame, insomma, ma ho fame allegra, fame lieta, fame meravigliosa. E allora cominciò questa stranissima, bellissima, bellissima davvero, operazione. La prima cosa che dovetti fare fu uno shock. Mancava il marito di Anna, l'attore Ferzetti, per carità, quell'altro, oh, per carità, sanno recitare, fa falsi, finti, ne ho uno vero. Per il cinema che si faceva allora c'era anche una certa diffidenza nei confronti degli attori di teatro, perché si pensava che il teatro vivesse di un linguaggio diverso, di un modo diverso di recitare, ed era in parte anche vero. Poi molto dipendeva dal regista, molto dipendeva dal manico, ma molta gente si prendeva dalla vita. E allora uno dei, diciamo, dei centri per raccogliere persone, per trovare persone, era il Campo Boario, era il mattatoio. Si cerca dappertutto, tra i tranvieri, i ferrovieri, gli spazzini, e poi si finisce al macello di Roma. Orrenda esperienza. E andammo là con l'operatore, col fotografo Paul Ronald, con tutta la sensibilità francese, andiamo lì, in un giorno di mattanza, e credo è stata, l'ho sofferta, senza voler fare esagerazioni, come le fosse ardeatine, una cosa del genere. Proprio questa vita che viene immessa, innocenti, alcuni anche coscienti, perché mentre i vitelli non sono coscienti e gli agnelli non sono coscienti, invece i cavalli e i maiali sanno. Quindi fu una cosa spaventosa, svenimmo tutti e due attorno, e c'era uno starolo, una montagna lì al testaccio, c'erano gli ossaroli, che montagne di ossa che erano popolate da divisioni di talpe, di pantegane grandi così. Poi dopo hanno fatto un altro sistema, allora le ossa metinali venivano a comprarle a carrettate, non so chi faceva, elaborava. E lo starolo che stava lì sopra questa montagna di ossa puzzolenti, con topi da tutte le parti, era questo marcio, il Renzelli. Io lavoravo al mattatoio. Un bel giorno mi chiamano i guardiani del mattatoio, le guardie del mattatoio, e mi dicono: c'è un signore che ti vuole parlare. Questo signore, che era Zeffirelli, cercava un personaggio per fare sto film. Poi dopo me l'hanno spiegato. Vi ha detto: ma guarda, vuoi fare un film? Io, se guadagna? Se si guadagna, se fa, se non si fa niente. E come si guadagna? Allora guarda, così Visconti a Magnani, tra parentesi, io Visconti, sapevo Visconti così, qualche cartellone pubblicitario, perché il cinema non era il forte mio, ci andavo come spettatore, ma allora, se forse, ben capisco, i registi non li conosceva nessuno. Chi ce lavora il film? Attore tale, bello o brutto? E allora Zeffirelli mi ha preso, quando mi ha visto, è proprio lui, e mi ha portato da Visconti. Ci siamo visti a cena con la Magnani, perché forse mi devono sottoporre pure, se vede se piace, no, se piacevo artisticamente pure la Magnani. Perfetto, diceva Provini, niente Provini, niente di niente. Abbiamo fatto il contratto, insomma mi sembra che allora 40 pose minimo garantito, una somma che io non avevo vista mai, anche se stavo già bene, ma tanti soldi così non avevo visti mai, e abbiamo iniziato il film. Ma non di bugie, tu dici sempre un sacco di frottole. Ah, no. E lasciala perdere, quella lì fa sempre testa sua, e poi lo sa com'è fatta, quella vedi chiacchiera sempre. Poi piuttosto sbrighiamoci, la partita avranno già cominciato. Non te pompigiano infatti tu una volta, E se non gli risponde con quel tono sarcastico. Ma per carità, ma chiudo! Adesso. Fu scelto da Luchino, sempre nel mio sospetto iniziale, poi invece quando vidi la scelta,
la trova è bella perché è un popolano, ma non è uno sbaglio, voglio dire. Soprattutto mi colpì il modo in cui Visconti fece vivere, muovere quest'attore, che non era un attore, quindi quando sei, quelli, dicevamo, presi dalla strada. Sì, tu devi essere te, mi diceva. Le cose devi fare quello che fai sempre. Non guarda mai dentro alla macchina da presa, fregatene a tutti quelli. Tu devi essere quello che tutti i giorni sei. Ma infatti poi il personaggio che facevo che era? Personaggio da un operaio, che stava con i problemi di un operaio, di una moglie, di una figlia, che abitava dentro uno scantinato e si voleva fare una casetta. Era un problema normale quello lì. Allora mi diceva, sì, normale. E come ripeto prima, perché era una persona intelligente. Potevo recitare io, non si può prendere uno pappa e lo fa recitare, sì, ce l'hanno pure chi ti fa recitare, ma io non lo so. Mi dicevo, essi te quello che sei. La bambina bruttina e in apparenza timidissima fu straordinaria. Ma la bambina era deliziosa, poi c'aveva i momenti in cui doveva piangere la bambina, e quindi per far piangere i bambini al cinema c'è sempre da fare qualche cosa, insomma, ecco. Una ragazzina che non ripeteva mai, era tutta buona. Da volte la Magnani si è stata piace. Possibile che io qualche volta sbaglio, e questa non sbaglia mai, non sbagliava mai. Piange, alla parola, non so, amore, devi piangere. Quella faceva un dialogo. Quando era la parola amore, ma non qua la cipolla, piangeva e basta. Era una bravura eccezionale qua, ragazzina. Fanno ridere tutte le madri che le accortina. Fia mia, non c'hanno la stoppa. Non sei fia mia tu. Tu sì che puoi fare l'attrice, Ani. Tu la puoi fare l'attrice, sa? Io pure, se avessi voluto. Vieni qua che te metti, mo. Come ti sei combinata? Vediamo un po' come stai, con una riga in mezzo almeno. Oddio, tu sei brutta io. No, niente. Va. Tutti indietro come sta mamma, via. Fate vedere un po'. Patata, bella. E qua che te le trecce. Fammi vedere. Ste trecce. Però sei carina. La Magnani ci fece conoscere a tutti un modo di comunicare con i bambini che non ci aspettava da lei, non è mai stata una madre fanatica, diciamo. Invece come trattò con questa bambina e la diresse anche, fu notevole. Come se avesse avuto una voglia di avere una figlia. Quindi appena poteva riavvicinarsi a quel pianeta di speciale amore che viene dal aver generato una creatura, lei ci si trovava dentro in pieno. La Magnani, guidata da Visconti, riusciva a trovare degli accenti veramente molto, molto umani, molto umani. E faceva dimenticare, appunto, veniva fuori, faceva dimenticare questo suo essere una grande star, una grande attrice. La Magnani in Bellissima è una donna che appartiene, una donna del popolo, che appartiene al popolo. È molto evidente questo tipo di lavorio fatto da Visconti con la collaborazione della Magnani, ma per raggiungere una verità. Ecco, nel film c'è una verità che colpisce molto. Lei era un'attrice, ma era una donna, era lei. Era lei e basta. Magnani c'era da lavorare, faceva lavoro a lei, perché era talmente vera quando faceva una cosa. Quando se li ricava o se faceva una scena, era vera, non è che ci dovevi perdere tempo. Ah, la sentivi tanto si litigava e la sentivi tanto si ti si avvicinava.
E allora non era difficile. Signori, perché se ne va lei? No, che c'è? No, 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 c'è questo. È roba mia. Non lo sbacci perché l'ho pagato con i soldi miei. No, sono pure soldi miei. Non è vero, non ti ho chiesto mai niente. Io questa roba, non è vero. Spartaco, non fa il greve, non fa il materiale, Spartaco, ne prego. Non fa lo scandalo. Non fa la parola, mi te la approfitti. Non metto più tempo. Ma non mi dire, spalletti la ragazzina, piace. È una settimana che non si vive più, che non c'è mai niente. Si era appena, stava cominciando il film, se non era addirittura cominciate le riprese, che arrivò questo D'Angelo a chiedere con grande timidezza un piacere a Visconti. Cioè, aveva delle difficoltà per finanziare il film, per il cast, e chiedeva per questo Walter Chiari. Oggi nessuno ricorda più che in quegli anni Walter Chiari era il numero uno. Allora Walter faceva due o tre film contemporaneamente, lavorava di notte e di giorno. La Magnani era assolutamente battuta nella ricerca di portare soldi al film da Walter Chiari. Perché la NAM non bastava. Anna non bastava più da sola. A me chiesero di sbrigarmi a avere qualche idea per fare di questo personaggio modesto nel film un bel ruolo. Ed era un bel personaggio oltre ad essere un bravo attore. È un personaggio di moda oggi, quelli manipolatori. C'è ombra e frescura, mannaggia, qui c'è un monnezzaro. Ci stiamo a frattare come le fai, glielo butto? No. Non mi buttate di sotto, non mi fate scherzi, abbiate pazienza. No. Ma che, oddio. Non le vedi perché sennò cade, eh? No, allora fatemi levare una scarpa, ce l'ho piena di sabbia, abbiate pazienza. Non mi buttate di sotto, quanto è vero Dio, ce porto con me, eh? Se no cado anch'io. C'ho abbastanza forza, ce porto con me, eh? Va bene! Fatemi levare una scarpa, allora. Mannaggia, ce l'ho piena, state a vedere se vi dico una bugia, guardate che roba. Bella terra, bella. Mi tocca lavarmi i piedi, ma tenetemi. La tengo. Ah, quanto è freddo! Oddio, mi si è fermata la digestione. Proprio bello qui. Oddio. È quasi meglio del naviglio. Questo è mezzo matto. Ha fatto bene a venire, bravo. Ah, che roba. Avevo proprio bisogno. Perché? Di stare solo con lei 10 minuti. Ah, sì? Perché? A me fece molta impressione proprio quella scena lì, perché era agli albori della mia frequentazione del cinema, come si può far diventare un interno esterno, col sole, e mi informavo di quanta luce. Poi allora c'era un bruto e basta, e un cielo bianco, un riflesso bianco. Io non so come Franco è riuscito poi a infilarmi in Bellissima, questa è la cosa più straordinaria. Perché io sono stato chiamato, fai conto, il venerdì, il sabato sono partito e il lunedì mattina abbiamo iniziato in via Quattro Fontane la sequenza del fotografo. Piero Tosi non aveva ancora debuttato, aveva fatto mi aiuto in Troia e Cressida e mi aveva fatto delle cose bellissime come aiuto di Troia e Cressida e lo portai a Roma. L'ordine era di non entrare mai in nessuna sartoria, di prendere tutta roba vera. Io dovunque andavo fermavo persone che mi piacevano per strada, che avevano vestiti interessanti per personaggi che avevo sott'occhio e io mi fermavo e dicevo: sto facendo un film con Anna Magnani, mi servirebbe il suo vestito. Ed era una parola d'ordine che bloccava qualsiasi persona, credo anche se fosse sceso la regina d'Inghilterra in quel momento, l'avrei potuta spogliare, perché il cinema intanto aveva un fascino che oggi ce lo scordiamo, in più Anna Magnani.
Le cose di Anna erano così sobrie che potevano essere addosso a un ricco e addosso a un povero. Cioè quei tagliere di Anna erano delle cose talmente tranquille, talmente sottotono, che potevano essere perfettamente addosso a una donna dell'alta aristocrazia e a una donna del popolo. Nel corso del Bellissima, lì in quei cortili orrendi del Tuscolano, che stava lì per cercare poi le ragazze del ballo che facevano le prove durante il giorno, tutta la vita di quartiere, con le massaie, i bambini che non volevano essere le ragazze facevano le mignote, cioè tutto molto bellina come atmosfera, che avevamo creato molto bene. La Magnani aveva la fissazione dei gatti, lì c'era il banchetto dei gatti, perché lì ogni rovina di mattoni c'era una cucciolata di gatti, dei gattini. E la Mimma, mentre lei stava, Mimma la pezza, c'era la pezza di daino gelata tra una cosa e l'altra, l'ombrello, il ventilatore. No? E lei, portami un gatto, gli metteva un asciugamano qua e c'era il gattino. Gli portava un gattino alla volta pieno di pulci e lei parlando sentivi. E va Luchino a spiegargli una scena. E lei, Luchino, sto qua, sto talmente dal caldo. Te sento, però, stai tranquillo, te sento. E Luchino già sa che sta. Si incazza, prende l'asciugamano del gatto e li vola via. No, non fu una scenata, fu il gelo assoluto, l'autorità. L'imperatrice offesa, non sguaiata, no brutto, stronzo, non ti provare mai più a fare una cosa del genere perché non mi rividerai mai, intanto vai a riprendere il gatto. Allora intervenni io e altri andiamo a riprendere il gatto per impedire questa umiliazione a Visconti perché lei lo avrebbe costretto a prendere il gatto. Tutto questo però era divertente perché gli toccava, sentiva il papuccio, dammene un altro, ma questo è fatto. Questo rapporto tra Visconti e la Magnani era molto produttivo perché i due si rispottavano, si amavano, ogni tanto ci avevano un po' di diffidenza, di cose, poi ogni tanto la Magnani diceva Luchino me ne fai fare una... un po' come dico io e Luchino, ma figurati, fa, e poi naturalmente prendeva sempre quella che aveva fatto prima. Bene, senta, quando io ho parlato, lei non c'era perché la trovava la bambina, cercava la bambina, ma io ho detto che la bambina deve essere 7 anni, non meno, eh? Signor Blasetti, c'ha 7 anni, certo. 7 anni, allora è un po'... No, la trova piccola. Mi pare, no? Sarà il vestito che la abbassa. Sono molto belle queste apparizioni, queste interpretazioni di Blasetti, di Mario Chiari, di Luigi Filippo D'Amico, di questi di Geo Taparelli, da quello che mi ricordo. Cioè il mondo del cinema. Blasetti era il cinema. Era noto, si comportava poi nel modo in cui un popolano immagina che si comporta un regista. Nella cui rappresentazione non è che Visconti ci mettesse l'intenzione di vederlo con un occhio critico, no. No, quella era più un'intenzione originaria dell'idea di Zavattini di far venire fuori, diciamo, una certa vacuità, una certa così non autenticità del mondo del cinema. E infatti Visconti puntò molto sul personaggio della donna, della Magnani. E nel rapporto con questa bambina e nel rapporto poi con la vacuità di questo mondo, nella delusione che ne riceve. La Magnani io trovo che è straordinaria,
E per me straordinaria anche, come ho detto, per come ha fatto lavorare la figliola, la bambina. E poi c'è quella scena quando lei torna a casa con la bambina e che scoppia a piangere, lì proprio, perché non era nel copione, una sua improvvisazione. Veramente notevole. Il film è incantevole. Incantevole. Un gran bel film, bellissimo film. È la verità che si è impadronita dello schermo.